è tanto il problema di stabilire quanto la magistratura sia politicizzata. Io penso che tutti i racconti e i discorsi che debbano essere fatti in una democrazia debbano portare ad uno scambio di idee nella diversità di opinioni. È emerso indubbiamente un cortocircuito nei rapporti tra la magistratura e la politica, ma anche all'interno della cosiddetta correntocrazia. Quindi parliamo di un aspetto interno della magistratura. Io penso che bisogna avere ad un certo punto il coraggio di cambiare quello che non ha funzionato. Parlo anche partendo ovviamente da un'esperienza direttamente vissuta. Però per farlo, non bisogna in qualche modo avere il timore che nulla possa cambiare in questo paese o che bisogna portare all'esterno delle versioni ipocrite, ricorrendo ad una cosa che purtroppo è tipica di questo paese, depistare, non far capire quello che accade. Penso che invece questa sia un'occasione per far comprendere che c'è un cortocircuito nei rapporti, c'è la tendenza in qualche modo da parte della magistratura ad andare dall'altra parte, allo stesso tempo la politica di non avere il coraggio di affrontare le situazioni che riguardano più propriamente il cambiamento. Perché? Perché la politica ha timore di andare nel terreno altrui, e invece io penso che questi racconti debbano portare proprio a questa tipologia di situazioni. Nella mia esperienza sia di presidente dell'ANM che di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, le problematiche della Puglia in generale, del Foggiano in particolare, sono note. È un territorio dove c'è una pericolosa forma di criminalità, dove fare impresa è quanto mai difficile, dove spesso, dietro, azioni estorsive, ci sono organizzazioni criminali, dove l'attenzione per gli uffici giudiziari deve essere sempre alta. Sono realtà nelle quali queste problematiche ci sono state. Nella mia esperienza c'è stato sempre un tentativo di superare, anche in quel caso, i guasti del correntismo e dare magistrati che a livello professionale potessero sopperire a queste difficoltà, però sono luoghi nei quali l'attenzione non deve essere mai abbassata.